Tipo welcome back su Canale Giochi Corsari? Tipo così, ok, bene. Welcome back su Canale Giochi Corsari. Siamo qua con un gruppo folto di corsari e proviamo in anteprima Foxy. Bene. È folta la Marina. No, è foltissima. Allora, come funziona Foxy? Foxy, questa adorabile volpe, gira per il mondo in diversi paesaggi e sono i paesaggi con diversi animali. Ogni paesaggio corrisponde a diversi tipi di animali. Ci possono essere da più da uno o più animali con animali e ci può essere sono un gatto per ricominciare, lo so. Il gatto è in qualsiasi di questi ambienti, ok? Lo scopo del gioco è quello di stimare gli animali che noi guardiamo, ok? 19 carte, in queste 19 carte la volpe viene mischiata. Ok, quindi noi le mischiamo, non è un trucco di magia, si vede o non si vede, abracadabra. Sembra un po' Trinità quando fa... Poi facciamo un trucco di schiaffi? Secondo si fa mischia. Contro Wildcat Hendrix. Bene. Sulla vostra plancetta avete il numero di turni, che è uguale al numero delle carte che noi abbiamo. Ogni turno dobbiamo stimare la somma di tutti gli animali che abbiamo visto. Dai. La prima carta sarà facile. Poi piano piano dobbiamo ricordarceli tutti. Una sola volta su queste 20 possibilità possiamo fare un cerchio intorno al numero. Quella sarà la stima esatta degli animali che abbiamo visto fino a quel momento. La somma, non è possibile scrivere numeri, più di un numero diciamo, ma solo la somma. Quindi non possiamo scrivere 5 più 3, ma solo per esempio 8. Il numero deve avvicinarsi il più possibile alla somma, perché alla fine della partita si fanno punteggi in base a quanto ci siamo avvicinati al numero reale, perché faremo un controllo, ok? Spezzo una lancia a chi dice che è un gioco solo di memoria, in realtà sni, perché tu puoi dare comunque un numero inferiore se non sei sicuro, perché alla fine della partita tutti, se qui avresti dovuto metterci 4 perché sono usciti 2 orsi e 2 conigli e quindi il numero che scrivi qui è 4, se non sei sicuro di quanti ne hai visti, per stare sicuro scrivi 3 o 2, i 2 punti o i 3 li prenderai. Ne prenderai di meno di uno che se lo ricordava precisamente, ma li prendi. Se scrivi 5 sbagliato, prendi 0. Inoltre, quando Andrea vi dice che circolettate un numero, se il numero è esattamente quello in quel numero in quella casella, si dà il doppio dei punti. Se no, ne dà 0. Facciamo un giro di prova. E da prima ci siamo. Allora, quando c'è la volpe, cosa succede quando c'è la volpe? Vi verrà la carta. Allora, la volpe bisogna contare, dipende, in realtà dobbiamo scegliere cosa fare delle varie varianti. Adesso ne scegliamo una che è quella più semplice di variante. Mi piace. Okay? Perché sono diverse varianti con la volpe. Quella più semplice, quando viene liberata la volpe, dovete stimare il numero di animali diversi visti fino a quel momento. La volpe non è inclusa in questo conteggio. Ok? Essendo uscita all'inizio è facile. Va bene, infatti. Ragazzi, la tonica e un po' delle grappe. La tonica per me. La destrezza. Caschi. Non so se si percepisce il panico totale. Sì. Che cavolo. How much zebre? Chiamatelo zebra, non fox. Tu. Ho capito che ho sbagliato in maniera. Ti ricordi come diceva Ortolani? La risposta è dentro di te, ma è sbagliato. Che Marina, ti vedo convintissima, eh? Tantissimo. Ah no, io cioè, non ho visto l'altra, cavoli. Ne ho vista solo una. Io non l'ho vista, li mortacci sulla. Oh, ma come vedo che cerchiate di sicurezza proprio. E invece no, l'ho tolta, perché non l'ho visto solo. Questo qua era nascosta nell'albero, cavoli. Quindi diventa sempre più difficile, eh? Ce ne può forza. Ricordatevi di metterne di meno se non siete sicuri.
Questo lo proviamo proprio. Questo non avevo visto il gatto, maledizione. Ma perché c'è un gatto? Scherzo. Perché il gatto è sempre ovunque. Capisci il gatto? Oh mamma! Bello porcello, può essere qualunque cosa. Siamo posto 14 e se andiamo verso il 15 16 si può circolare solo una cosa ragazzi, quindi pensateci quando farla. Questo è difficilissimo. Aspetta. Marina, ma il gatto che guida il trattore l'hai visto? Sto paranoiato. Al 18 siamo, 18! Questo è difficilissimo. Sì, ragazzi, questa è la savana del... Allora. Siamo 18. 19. Un'altra buona. E 20? Dai. Ma bello questo. Fatto. Questa è la pancina che conta i punti. Io spio adesso. Allora, giriamo. Giriamo la prima. Un maiale. Ok. Quindi uno va bene. Sì. Ah, sì. Lo quadretto per vedere che è giusto. Poi la seconda. Dovrebbe essere giusto. Okay. Qui c'è un maiale e un pollo. Poi animali diversi. Due. Poi maiale. Tre. Altro maiale. Poi giriamo. Gatto e zebra. Io ho messo tre e ho sbagliato. Io ho messo tre. Io due, la faccia tua. Poi giriamo. Zebra, giraffa. Io ho messo quattro, sono fuori. Okay. Io due. Ah, tu due. Va bene anche tu. Ma ti sei fatto anche meno. Ah, ok. Sì. Uno. Cioè ragazzi uno e anche questo, guardate la potenza. Allora giraffa e zebra sono 5, giusto? Vabbè 4, non più 4, io ho messo 6, ma come mai? Ma sei scarso, sei esagerato, hai fatto lo sparo. Gatto e coniglio. Ho preso il ragione. E 5, perché ho sempre un gatto in più io. Sono 5, deve essere 4. 4. Poi giraffa e gatto. Adesso è tutto a cuore. 6. Più 4. E 8 ho anche sbagliato. Ma che tu la stai mettendo? Vabbè, che mi sa che posso sbagliare. No, bisogna giocare. Gatto e maiale sono 8, 7. Poi polipo e gatto 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. Oh, che sei perfetto! Non ho capito, ma perché pensavo che ci fosse un gatto in più, adesso li avevo fatti giusti, no? Poi 2. No, e due perché c'era il polipo di prima. Uno. Io ho cerchiato questo, ma perché ho detto due punti. Questo sono sicuro, anche se sono uno. Questo è un polipo. E uno. Cinque, io mi sono quattro. Quattro anch'io, va bene. A caso. Poi un pollo e un gatto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, otto. Che precisione! E poi giriamo, giraffa 4, questo anche secondo me? Zebra 5. Zebra quanti sono? 4. 4 e 5. E the last one
Vabbè, qua ho messo 5 di forfera, non qua. Qua 10, 11 miliardi. Un miliardo. Ok, dai. Allora, adesso si contano i punti, vediamo che vince. Qua. Allora, questo diventa due. Aspetta, come si contano i punti? Sono per somma. Insomma, quelli che hai vinto. Se hai circolettato. Ah, devo contare proprio sommare i numeri. Sì, okay. Di quelli che hai azzeccato? No, perché non mi ero perso quella regola. Vabbè, ok. 18, 24, 27, 31, 47. Bene, grazie. Ciao ragazzi. Quanto 47? Sono in scelta di ritardo, ma era già che eravamo liberi. Abbiamo detto, perché no? Perché no? Arriviamo a noi, abbiamo detto 61. Ma no. Segna. Pareggio, 61 pari. Andiamo avanti. Secondo me c'è 62. The winner is. Ci ho messo un po' Davide, la Marina.